I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 2/03/2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Cuidado el cocotero! Il sole brucia sopra il sombrero, ma c'è qualcosa di assai piuttosto. Sulla capoccia pende un pensiero. Cuidado, cuidado el cocotero! Il cocottero è assai peligroso, ti scacciacocchi in testa. Il cocottero è capace di farti un bel giorno la festa. Cuidado ai il cocottero, ai ai ai, cuidado il cocottero, attento al buon sabato, buon pomeriggio amici, eccoci qua, allora pronti per prepararvi a una nuova estrazione? Non mi sembra vero perché ieri sera abbiamo già vissuto l'estrazione del venerdì sera e beh, non c'è tempo da perdere, già in questa puntata dobbiamo appunto parlare di quella del consueto sabato sera, quindi in bocca al lupo anche in questa giornata e un saluto al nostro Lio, ciao, come va? Ciao Clara, bene, te come va? Come stai? Va bene, dai, sì, beh, sì, dai, sì, se non contenta. È successo niente da ieri sera fino a questo pomeriggio, vuol dire che va tutto bene, sì, no? Sì, contenta come sempre per i risultati. Queste nuove estrazioni stanno portando bene come avevate detto. Beh, sicuramente sono molto, ma molto importanti sotto diversi punti di vista, anche per quanto riguarda la statistica, quindi anche ieri sera è stata un'estrazione veramente molto interessante, non solo a livello di vincite ma anche a livello di condizioni, perciò procediamo sulla giusta strada della nostra statistica, come sempre sempre aggiornata. Allora un saluto a te in studio, un saluto a Marco, ma soprattutto un saluto a tutti voi che state seguendo Casalotto in questo sabato pomeriggio. Siamo precisamente a metà mese, oggi è il 15, perciò diventa veramente molto importante, molto più importante la statistica, e nel corso di questa diretta parleremo di nuove condizioni. Diventano veramente molto importanti anche le vincite che abbiamo realizzato in questa prima quindicina del mese di luglio, quindi attenzione perché già questo mese è stato un mese veramente importante per quanto riguarda i tanti ambi a ruota, tutte le ruote che abbiamo realizzato, i tre terni che abbiamo realizzato, perciò bello questo mese di luglio, chiaramente non solo in questo mese di luglio ma anche nel mese di giugno, nel mese di maggio, di aprile eccetera eccetera, quindi chi segue Lio e Marco sa benissimo che si riesce perlomeno sempre a centrare l'ambo a ruota o a tutte le ruote spesso e volentieri, beh non possiamo dire sempre ad ogni estrazione, quindi non possiamo dire sempre abbiamo vinto a colpo, lasciamolo dire agli altri, ma spesso e volentieri a livello di ambo a ruota o a tutte le ruote, a livello di terno a ruota o a tutte le ruote, riusciamo a realizzarlo. Certo che è molto complicato perché sui 90 numeri si formano veramente miriadi di combinazioni, perciò ce la mettiamo tutta, ci stiamo impegnando veramente tanto per portarvi semplicemente e solamente il meglio. Allora Clara, adesso sicuramente darai l'anticipazione delle notizie di questo sabato pomeriggio e poi entreremo anche un po' nel tecnico della diretta, di questa diretta pre-estrazionale, perché oggi si vivrà appunto l'estrazione del sabato sera.
Allora, preparati perché parleremo di Lorella Cuccarini, che ha svelato che la Rai le aveva proposto un programma da fare, credo quello al posto della Serena. Ah, ok. Sì. E lei però ha rifiutato, perché in effetti chi glielo fa fare? Sta lì bene con la Maria De Filippi, quindi ha fatto bene secondo me. Poi parleremo anche dei Jalis che proveranno ancora ad andare a Sanremo. Speriamo sia la volta buona. Infatti, speriamo che succeda come ai cugini di campagna, che ti ricordi che dopo l'Isola dei Famosi sono andati finalmente di nuovo a Sanremo. Vero. E Jalis, boh, chissà se me la porterà bene. Perché sono bravi comunque, è vero. Non sono male. Quello sì. E poi andremo a capire se i cani sanno e capiscono appunto di matematica, quindi capiscono i numeri. Secondo me è meglio di no. Secondo me, ma sarebbe fantastico, quindi avere due sostituti non sarebbe male. Da chi? Cosa stai pensando? Da due cani. Sì, vabbè, già pensa alle vacanze. No. Dopo un anno di non vacanze è anche giusto parlare e pensare alle vacanze. Lo so, hai ragione. Però no, ancora un po' con noi, anzi. Preparati, perché sono curiosa e non solo io, ma anche tanti amici vorrebbero sapere quale sarà l'ambo più forte per questa sera. Per oggi? Sì. Io lo so. Qual è? Dimmelo. Lo so, dopo te lo faccio vedere. Ah, va bene. Allora, dopo parleremo anche dell'ambo più forte, se sarà possibile lo faremo subito all'inizio della diretta, ma noi ora andiamo a vedere le foto degli scontrini vincenti. Non ce la facciamo per via del poco tempo di tutta questa prima quindicina del mese di luglio, ma prendiamo a campione dall'estrazione di sabato scorso, dove alla ruota del Lotto di Roma arrivò questo fantastico terno secco, terno a tre numeri, 974,82. Guarda che meraviglia, no, Clara, veramente. 5.606 con 48. Eh sì, e guarda, no. E abbiamo ricevuto anche scontrini con delle vincite veramente molto, molto forti e non li possiamo far vedere, ma questo è il minimo sindacale che una persona può puntare: un euro di ambo, un euro di terno, e questo è il terno energetico con il 9 alla ruota del Lotto di Roma. Bello che era solo questo terno, erano solo questi tre numeri solo a Roma, quindi non aveva la doppia, la tripla ruota, quindi solo a Roma, perché a Roma questi numeri erano di alta statistica e andavano a formare appunto il terno energetico. Beh, è fantastico, perché comunque con un'entrata del genere, e allora dobbiamo dire che il mese si cambia, non solo la settimana, anche due mesi si cambiano, anche con un'entrata del genere, spendendo sempre pochi euro. Ma andiamo a vedere anche le vincite di questo martedì, perché anche martedì andò veramente molto bene, con un terno di lotto segreto, il 5-23-68, questo è arrivato a tutte le ruote, però è un bellissimo terno, perché a tutte le ruote paga sempre molto bene, e quindi semplicemente e unicamente tre numeri secchi vi abbiamo dato, e tre numeri secchi sono arrivati. Peccato che è arrivato a tutte le ruote. Sempre martedì il 90 di Palermo con il numeretto 7 in ambo, con il 66 sempre in ambo, era anche l'abbinamento del 990 con il 54 sempre in ambo. Perciò attenzione, perché vedete, non ci sono solo terni ma ci sono anche degli ambi, perciò sicuramente una settimana interessante. E poi ancora il 1089 alla ruota di Genova, questo è arrivato proprio nell'estrazione di giovedì sera, e tanti altri ambi anche a tutte le ruote, partendo dal 1771 a tutte le ruote, bellissimo anche questo ambo, il 743, l'8 con il 18. Beh, attenzione, perché chi segue
segue Dio e Marco sa benissimo che ancora una volta, e ancora di più perché le estrazioni sono diventate 4, vediamo veramente pochi numeri in poche combinazioni, anche perché abbiamo visto che si può centrare benissimo lambo alterno giocando veramente il minimo. Perciò attenzione, perché anche per l'estrazione di quest'oggi, stesso discorso. Allora, abbiamo veramente poco tempo. Te prima, Clara, mi hai fatto una sorta di richiesta, lambo più forte. Certo, qual Beh, è? E allora, da ieri sera, da condizione tecnica e statistica, io e Marco abbiamo valutato un ambo secco, un solo ambo secco, un ambo, una sola ruota, e questo ha veramente il privilegio di essere l'ambo più importante, l'ambo più forte. Allora attenzione, perché è semplicemente un ambo secco, è semplicemente ad una ruota, quindi anche qua vi deve fare accendere la lampadina, perché se io ho un ambo solo su una ruota è chiaro che posso puntare anche un euro in più. La cosa cambia se ho un ambo, due o tre ambi su 4-5 ruote, beh anche no, ma questo è un ambo semplicemente a ruota secca. Io ricordo che sui 90 numeri si formano ben 4.005 ambi, ma ne giochiamo uno, perché questo metodo dell'ambo più forte automaticamente va ad eliminare tutti gli altri ambi. Allora, io ho la possibilità già di andare in redazione per portarvi questo ambo secco, visto che molte amiche, molte persone stavano facendo determinate richieste proprio prima delle ore 15, perché poi magari devono andare al lavoro, devono sbrigare le faccende del sabato pomeriggio, magari si stanno preparando per un weekend al mare in montagna, e allora scappo in redazione per portarvi questa piccola ma grande informazione, un ambo secco, e questo è veramente l'ambo più forte, quello che dovete avere, quello che potrà fare la differenza. Redazione. Bene, e allora partiamo veramente alla grande con l'89-22-88, ripeto, 89-22-88, sapete bene che il portale costa poco più di un euro da rete fissa dai cellulari, perciò dopo il tasto 3 avrete la possibilità di avere lui, di avere questo ambo secco. E allora la forza dell'ambo secco, questo è veramente l'ambo più forte, un solo ambo secco, una sola ruota, ma soprattutto attenzione, perché questo ambo secco è solo per l'estrazione di quest'oggi. E allora fate vostra questa informazione nel portale che amate tanto, 89-22-88, tasto 3, da rete fissa e dai cellulari per tutta la durata della chiamata. Muovi sempre l'anca e non sei mai stanca, tira giù la pancia, butti la bilancia, da luglio ad agosto vai allo stesso posto, chi ti ferma più? Solo la TV, per guardare casa l'otto d'estate, il programma che tanto ti piace. Wap,
banca e non sei mai stanca, tira giù la pancia, butti la bilancia, da luglio ad agosto ma è lo stesso posto, chi ti ferma più? Solo la TV per guardare casa lotta d'estate. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Beh, allora direi che siamo partiti veramente alla grande, abbiamo cercato di accontentare tutti coloro che volevano valutare per quest'oggi un solo ambo secco, quindi questo è un po' l'ambo dell'ultimo minuto, un ambo, una ruota, ambo più forte, il portale è a basso costo, costa poco più di un euro da rete fissa dai cellulari, so già che non sono riuscito ad accontentare tutti e vedremo appunto se nel corso di questa diretta sarà ancora possibile parlare di questo portale. Ti conviene, dopo ti dico perché. Ah, va bene, va bene. E allora, rivediamo ancora degli scontrini, perché è giusto e doveroso parlare non solo di proposte, chiaramente se noi proponiamo un ambo e un terno, sarebbe bello vedere uscire questo ambo o questo terno. Già abbiamo visto degli scontrini, ma ora proseguiamo nel fare questo piccolo riepilogo, partendo dal 15,90, ritornato proprio in questo mese di luglio di scena il 90, e infatti questo 15,90, questo 54,90 li avevamo centrati certamente in ambo secco, ma ambi secchi, quindi fanno la differenza. Genova 12,60, per dirvi che io e Marco non è che vediamo solamente il 90, e questo era il centenario della ruota del lotto di Genova, che in questa occasione avevamo centrato sia con il 12, era in due versioni, ma anche con il 38 38 60, meraviglioso, perché anche in questo aggiornamento avevate solamente questo ambo secco. Ma andiamo su alla ruota nazionale, perché sempre in questa estrazione 36 90, addirittura colpo al primo colpo di gioco anche qua, ruota nazionale, con questo 36 90 avevamo centrato l'ambo 13 90, sempre alla ruota nazionale, perciò è veramente molto importante il 90, che poi si è ripetuto alla ruota nazionale, 11-19 a tutte le ruote, il 9-72, il 52-90 alla ruota nazionale. Io vado a memoria, Clara, appunto con le vincite che abbiamo realizzato, però sono veramente tante, e quindi due settimane veramente importanti. È chiaro che il terno di sabato sera, il 9-74-82, questo è veramente un ternone, perché è terno secco a ruota, terno energetico. Mi raccomando, la prossima volta che parleremo del terno energetico, valutatelo attentamente, perché questo è il terno energetico. E dopo l'arrivo di questo terno, molte persone hanno chiesto: ma perché non fate un terno energetico? Perché il terno energetico lo facciamo quando ci sono determinate condizioni, per rispettare appunto lo sfaldamento e il metodo di questo terno secco, perché sarebbe comunque anche facile venire qua in diretta: abbiamo vinto questo ambo, questo terno, ne facciamo uno uguale, certo, da un metodo sconosciuto. No, io e Marco siamo appunto così puntigliosi sui nostri metodi che rispettiamo chiaramente quando la possibilità arriva, quindi ci sarà
il nuovo termine energetico chiaramente per tutti. Bravi, giusto? Bravi, giusto così, infatti anche questo dimostra la vostra serietà in questo lavoro. Poi appunto hai visto, stanno arrivando un sacco di ringraziamenti, poi qualcuno che non è riuscito a giocare, infatti si sta mordendo le dita e sono impressionati da questi scontrini, hanno fatto i conti delle vincite e hanno detto wow che bello anch'io, e sono contenti però delle vincite di queste persone, giustamente. Certo, anche perché comunque queste sono le vostre vincite con i nostri consigli, perciò gli scontrini sono vostri e chiaramente vi ringraziamo perché siete sempre molto attenti a inviarci la foto dello scontrino dopo una vincita piccola o grande, e questo ci fa veramente molto piacere perché per noi è una gratificazione. Ascolta, sai che allora devi essere, come dire, avere pazienza, ci sono molti amici che ci seguono già dai posti di vacanza e qualcuno che stava mangiando il gelato non è riuscito a chiamare prima e chiedono oh ma parlerà ancora dell'ambo, è più forte? Ma allora guarda, io già volevo parlare nuovamente di questo ambo, l'ambo più forte, allora visto Clara che siamo anche oggi in piena giornata d'estrazione, io ho scoperto che ci sono ancora delle linee nel portale al costo di un caffè, perciò diventa veramente importante e interessante poter avere questa informazione unica in ambo secco. E allora attenzione, un ambo solo, una sola ruota, quindi questo fa veramente la differenza. Ricordo che sui 90 numeri si formano 4.005 ambi e questo metodo dell'ambo più forte automaticamente ne elimina 4.004. Allora io ritorno in redazione con la speranza di avere più linee possibile, sempre al costo di un caffè, per avere per quest'oggi l'ambo più forte, un solo ambo secco. Andiamo di là. Bene, consiglio per tutti, ma veramente per tutti coloro che vogliono valutare quest'oggi un solo ambo secco, per tutti coloro che vogliono risparmiare sul costo della telefonata, ecco che per voi c'è il portale 89 22 88. E allora, solo per oggi, solo per questa estrazione, ma soprattutto solo per questa diretta, la forza dell'ambo secco. Eh sì, l'ambo secco è sempre molto forte e allora io con Marco vi portiamo un solo ambo, una sola ruota, solo per l'estrazione di quest'oggi. Questo è l'ambo più forte e non lasciatevelo sfuggire perché è veramente importante poter giocare un solo ambo secco. Questo ambo è veramente un buon ambo. Via con le vostre chiamate 89 22 88 tasto 3. La bronzatura è una cosa che dura, se la fai dura. La bronzatura è un'avventura in mezzo al mare. La bronzatura non fa paura se sai nuotare. La bronzatura è tutta cultura se sai giocare. La bronzatura è una figura che può piacere. La bronzatura è una mistura dentro un bicchiere. La 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 la
frattura è una sciagura da evitar. L'abbronzatura può la tua pelle tutta bruciar. L'abbronzatura che cos'è? Io non lo so. L'abbronzatura non fa paura se sai nuotare. L'abbronzatura è tutta cultura se sai giocare. Figura che può piacer. L'abbronzatura è una mistura dentro un bicchier. Benissimo, beh, direi Clara che siamo partiti veramente alla grande con questo fantastico portale al costo di un caffè. Già qua avete risparmiato un euro sul costo della telefonata e questo euro lo potete chiaramente valutare e per questo Ambo secco, Ambo più forte, Ambo per stasera, perciò qualche linea rimane ancora all'89 22 88 e potete ascoltare tramite questo portale questo fantastico Ambo secco. Clara, ti ringraziano tutti, sei stato molto gentile, quindi va bene. Allora, adesso parliamo di Lorella Cuccarini, che ha svelato che è stata chiamata dalla RAI per lavorare per un programma. Lei ha detto no grazie, quindi andiamo per ordine. Ecco qua Lorella Cuccarini, che compirà 58 anni il 10 agosto e che dal 2020 fa parte della squadra di Amici di Maria De Filippi su Canale 5, e rivela di essere stata appunto contattata per condurre un programma pomeridiano, ma lei ha rifiutato perché ha detto sapete bene cosa si sarebbe scatenato, alludendo alle recenti polemiche su addi e arrivi in Rai. Ma qual è il programma che è stato offerto alla ballerina e conduttrice? Allora, a confermare l'indiscrezione è stata proprio lei in un'intervista a TV Blog, dove dice appunto che è stata chiamata da Angelo Mellone, direttore intrattenimento dei Time Rai, che conosce molto bene perché insieme hanno fatto Grand Tour, e lui le ha proposto la fascia delle ore 14 di Rai 1, cioè la conduzione di un nuovo programma che sostituirà Oggi è un altro giorno, condotta da Serena Bortone, terminato il 30 giugno. Ah, è finito questo? Sì, chissà cosa è successo lì. Sì. Lei è molto brava comunque, un bel programma. Sì, era carino. Sì. Ma vabbè, misteri di mamma Rai, vabbè. Allora, lei, quindi la Cuccarini, ha scelto di rimanere a Mediaset, ha detto in questo momento non avrei mai accettato un passaggio alla Rai per via delle polemiche, poi ha detto che se la situazione fosse stata più serena non l'avrei fatto perché sto bene dove sono. Ma infatti lei ha avuto anche delle critiche perché era... anche per vicende politiche, no? Quindi, sì, qualcosa era successo. Infatti, allora sicuramente vuole evitare che dicano ecco adesso che c'è il governo di destra, ecco che arrivano, vanno tutti in Rai e anche lei. Quindi lei infatti ha detto no, io mi trovo molto bene nel programma della De Filippi, anzi è un nuovo target, un nuovo pubblico perché sono tutti giovanissimi. E devo dire che lei se la sta cavando molto bene, nonostante il ruolo, diciamo, secondario, tra virgolette, perché lei è stata un po' sempre la protagonista, no, di tutti i programmi. Certo, qui
È un insegnante. Vabbè, però è un ruolo sicuramente anche importante il poter insegnare bene a delle persone giovani determinate cose. Sì. E sicuramente deve mettere molta attenzione appunto per essere precisa e perfetta, ma soprattutto per insegnare perfettamente. Beh, sicuramente è una figura molto importante della nostra televisione italiana e lei ha potuto dire di no a Mamma Rai, quindi l'ha fatto appunto con questa calma che sempre lei ha, e di conseguenza avrà chiaramente fatto appunto le scelte migliori per quanto riguarda appunto il suo avvenire professionale. Certo, poi lei ha detto vabbè per adesso, per quindi adesso, è aperta, certo, detto a nuove, nuove proposte che valgano la pena. Ricordo che il marito invece è adesso arrivato in Rai come produttore, sai che lui produce dei programmi e adesso farà un po' di lavori, quindi comunque c'è sempre un legame. Ah, no? Sì, ci sono comunque sempre possibilità, quindi anche per un futuro, per quanto riguarda il cambiare emittente, certo. Si vede che comunque in questo momento non gli interessa e sta bene con Maria De Filippi. Infatti, no? Che ma chi bello, glielo fa fare? Ma bravo, anch'io vorrei... Maria... Andiamo, facciamo qualche cosa, l'angolo, lo spazio lotto con Maria. Magari. Che bello, no, lavorare con lei secondo me deve essere veramente molto bello, ma per tutta l'organizzazione, anche lei è molto calma, molto... Vero, verissimo, verissimo. Mi hanno detto che si lavora veramente bene, quindi vabbè, la invitiamo o ci invitiamo noi, no? Beh. Reciprocamente. Sì. Va bene Clara, allora noi andiamo avanti con la nostra diretta perché quest'oggi c'è l'estrazione del sabato sera e allora non poteva mancare l'ultimo minuto del sabato pomeriggio, un ultimo minuto ristrettissimo e io con Marco abbiamo valutato veramente il meglio per quanto riguarda in questo caso un diametrale a noi molto caro, ovvero il 5,90. Bene, sapete bene che il 5,90 è un ambo diametrale e proprio da statistica del concorso di ieri sera emerge l'ambo con il 5, ambo con il numeretto 5, quindi sarà semplicemente un ambo secco e poi attenzione perché l'ambo con il 90 e il terno con il 90 e in questo caso per quello che sarà l'ultimo minuto di quest'oggi io con Marco abbiamo valutato unicamente, semplicemente e solamente due ambo. Ambi un terno secco e allora alla portata veramente di tutti voi, redazione per questa informazione perché anche prima della diretta c'erano già molte richieste per quanto riguarda il 90 e allora 90 è questo, è quello del sabato sera con un ambo e un terno secco e l'ambo con il 5, redazione. Bene, e allora alla grande con il super 895-095, vediamo il contenuto, un ultimo minuto fantastico, ultimo minuto di stasera, perciò del sabato pomeriggio, noi adesso siamo in diretta e attendiamo l'estrazione di quest'oggi, allora attenzione perché abbiamo due ambi secchi, il primo sarà l'ambo con il 5, numeretto 5, ambo con il 90, quindi ambo secco, quindi sin qua ci siamo. Due ambi semplici, facili e veloci alla portata di tutti voi e poi attenzione perché avrete anche il terno con il 90, quindi questo portale 895095 conferma e tratta il diametrale 5,90, c'è sempre una logica statistica e allora attenzione fate vostro questo ultimo minuto perché tra qualche ora già ci sarà l'estrazione del sabato sera. Dentro cuidado el cocotero. Il sole brucia sopra il sombrero, ma c'è qualcosa di assai più tosto. Sulla capoccia pende un pensiero. Cuidado, cuidado el cocotero. Il cocotero è assai peligroso. Ti sgancia cocchi in testa.
Bene, abbiamo parlato anche di questo meraviglioso ambo diametrale, ovvero del 5,90, che diventa veramente molto interessante, quindi anche come ambo, perciò se lo volete valutare a tutte le ruote fate pure. È chiaro che nel portale troverete l'ambo con il 5, un solo ambo secco, perciò attenzione perché è molto importante, e poi avrete l'ambo interno con il 90 proprio per il concorso di quest'oggi, e ancora potete chiamare l'895 095 per avere questa piccola ma grande informazione. Clara? Allora, io, amici, Igia, Liz vogliono andare a Sanremo. Ah. Eh beh, non è una novità. io adoro le persone che non mollano mai. Brava. Dopo 25 rifiuti, cioè per 25 anni praticamente la porta sbattuta in faccia, no? A Sanremo, quest'anno hanno detto noi ci proviamo, hanno scritto una canzone. Io sono veramente curioso di sapere cosa è successo dopo la canzone che vinse in quell'anno. Bravo. Fiumi di parole, perché è inspiegabile questa cosa, qualcosa deve essere successo e non lo sappiamo. Infatti, bravo, chissà se lo sapremo mai, però dici tu. No, perché comunque dispiace, perché hanno perso purtroppo tanti anni, sono molto bravi e avrebbero comunque potuto fare una carriera completamente diversa, sì. Non solo nell'attesa di un nuovo Sanremo, certamente di lavori ne hanno fatti, però potevano avere un altro tipo di successo. Sì, è vero, è vero. Ma infatti, guarda, la notizia dice vediamo se l'anno prossimo riusciranno a replicare l'effetto Cugini di Campagna. Perché? Perché ricordiamo che i Cugini di Campagna sbarcarono in Honduras, all'Isola dei Famosi, dove nel bene e nel male, perché ricordiamo che Silvano Michetti è stato squalificato forse per una, aveva bestemmiato, no? Ecco, se non ricordo male. E invece Nick Luciano è stato appunto acclamato, è arrivato finalista, e mesi dopo loro hanno calcato per la prima volta in carriera il palco appunto del teatro Ariston, quindi sono andate al Festival di Sanremo con un brano scritto per loro dalla rappresentante di lista. Quindi i Jalis, visto che sono stati nel cast dell'Isola dei Famosi quest'anno e sappiamo che vogliono presentare una nuova canzone ad Amadeus,
Ma ci si chiede, ma replicheranno appunto questo effetto cugini di campagna? Noi glielo auguriamo perché loro stessi al Corriere Veneto hanno detto, beh, c'è stato un periodo nero, no, subito dopo la grande vittoria a Sanremo, ma l'abbiamo trasformato in periodo bianco e periodo a colori, portando avanti i nuovi progetti. Hanno creato appunto una famiglia, una base solida, e poi ho detto le varie esclusioni a Sanremo non sono stati un periodo nero, però ma intoppi che accadono nel cammino di ogni artista. Poi ci sono state molte polemiche che non sono partiti da loro, hanno specificato. Poi hanno detto, ma noi non ce l'abbiamo mai avuta con Amadeus. E mi fa piacere chiarirlo, dicono per una volta per tutti. Anche perché in effetti non capisco perché con Amadeus ce la devono avere e non con gli altri. Beh, certo, 20. Anche se il direttore artistico è chiaro. Ma comunque adesso e prima, quelli che li hanno rifiutati. Certo, prima. Infatti Amadeus secondo me non c'entra nulla, anche se è direttore artistico, però determinate decisioni, grandi decisioni li prendono altre persone, di conseguenza parliamoci chiaro. Bravo. E quindi speriamo che comunque abbiano la possibilità di ritornare a Sanremo, perché comunque ora della fine non hanno mai mollato, hanno creduto sempre in loro stessi, stanno ancora assieme e comunque anche nelle altre trasmissioni sono sempre stati molto molto bravi. Io mi ricordo anche l'edizione che ha fatto Carlo Conti di Tale Quale, bravissimi comunque, veramente bravissimi, quando hanno interpretato altri cantanti, veramente bravi. Speriamo che comunque cambi qualcosa anche per quanto riguarda questo duetto. Vediamo, dai, sarebbe un bello scoop, secondo sì, me certo. Farebbero il picco di ascolti. Sì, farebbero veramente tantissimi. Per curiosità, ascolti. Solo la curiosità di vederli. Vedremo, comunque, dai. Non so se lo sai, non c'entra nulla, ma è uscito anche il nuovo disco di Rettore. Dai! Rettore e Legno, e si intitola Spettacolare, veramente spettacolare. Già l'hai sentito? Certo, ovvio. Tutto. E vabbè, me lo farai ascoltare. Certo che okay, sì. Ok, dai. Allora, in bocca al lupo alla Rettore, che è in vacanza, mi avevi detto già. Sì. In vacanza nel Veneto, forse? Non si sa dove, non si sa dove, giustamente. Il segreto, ok. Va bene, caro, allora, 16 minuti ancora con ma noi. Ma già? Sì, volato. È volato, veramente volato. Allora dobbiamo accelerare sulla tabella di marcia. E allora abbiamo la Trisdambi. Volete la Trisdambi? Nell'ultima Trisdambi è arrivato il 10.89 alla ruota dell'8 di Genova. E allora attenzione, perché io con Marco abbiamo valutato e preparato la nuova Trisdambi. Questo è l'8 estate di Dio e di Marco. Ambo col 9, ambo con l'88 e ambo con l'89, sono un po' i classici tre ambi secchi di Dio e di Marco, quindi solo tre ambi secchi, facili, veloci e soprattutto alla portata di tutti voi. Redazione. Bene, abbiamo l'89 22 77, ripeto il numero del portale 89 22 77, questo è l'8 estate di Lio e di Marco, ma andiamo subito a curiosare il contenuto di questo fantastico lotto flash speciale sabato sera con ambo con il 9, numeretto 9, ambo con l'88, numeretto 88, gemello strepitoso, eterno con l'89. E allora signori, attenzione, perché qua avete veramente il meglio, legati ai classici di Dio e di Marco, e questo è l'8 estate per tutti voi. E allora fate vostra questa informazione, perché diventa estremamente importante avere adesso, chiaramente per stasera, l'89 22 77. Cosa vedi nello specchio? Il tuo io, represso in un cassetto, i sogni che ti fanno volare in alto, la paura che
cobalto, respirare e gridare al mondo intero che ci sono e che voglio per davvero regalare emozioni in fondo al cuore, romantica, passionale come due parole, ti amo in uno spazio senza fine. Bene, fantastica informazione, due ambi un terno secco, quindi ambo col 9, ambo con l'88 e soprattutto terno con l'89. Occhio a questo 89 perché diventa veramente molto importante per il concorso di quest'oggi. Clara? Ah, no, stavo pensando all'ambo più forte, carino, proprio bello. Hai visto che bello? Bello, bello, sarebbe bello anche, so, prima di finire la trasmissione parlarne ancora, non so, così parlavo tra me e me, capito? Ma è una richiesta? No, pensavo a voce alta, dicevo, ah, quanto sarebbe bello parlare ancora dell'ambo più forte. Basta che lo dici, no? Sì. Certo, non dipende solo da me, dipende anche dalla redazione se ci sono le linee, ma io sono veramente molto contento di riportarvi questo ambo secco perché io e Marco crediamo veramente tantissimo in questo ambo secco e nel portale al costo di un caffè, perciò anch'io sarei veramente contento se riesco a riportarvi questo ambo secco. Allora, vediamo se la redazione ci dirà di sì o di no per quanto riguarda questo ambo, visto che mancano 10 minuti. Bene, dice di sì. Che meraviglia, no, ma te lo giuro, non meraviglie. Ci posso credere. Li hai corrotti? No, infatti mi stupisce, perché ne hai già anche parlato due volte, quindi ho detto figurati su una terza. Invece beh, ma che Clara, grazie. Allora, grazie. I nostri amici da casa sono veramente molto intelligenti. Sì, ci sono delle informazioni, degli ambi che piacciono, per esempio il terno energetico che bravo, ha portato il terno 9-74-82. Beh, allora lasciamo stare le critiche che molte persone, anche quando vi portammo il terno energetico, dissero, ah, ma quei due se ne inventano una ogni giorno. Però
quando si vincono quelle cifre così importanti, nessuno più critica. Certo. Chissà come mai, cos'è sta storia? Ma chissà, guarda, chissà come mai. E questo ambo più forte è un po' come l'ambo nel pagliaio, perché c'è un ambo, quindi su 4.005 ambi, e quante volte abbiamo centrato proprio questo ambo? E allora attenzione, perché anche con un terno secco, guardate che non è mica facile, andate a vedere quanti terni si sviluppano sui 90 numeri, tantissimi, ma veramente una miriade di terni, ve ne abbiamo dato uno ed è arrivato proprio quello a quella ruota. E allora non è solo fortuna, c'è calcolo, c'è certo. statistica e ci sono i metodi di Lio e di Marco. Ecco, questo ambo, l'ambo più forte, nasce appunto da questo metodo importante a ruota unica, a ruota secca. E allora io ho la fortuna, e lo faccio subito, di ritornare in redazione per passarvi questa bella informazione. Andiamo di là. Bene, e allora siamo anche agli sgoccioli di questa diretta del sabato pomeriggio, ma io vi ripresento, vi riporto con Marco questo lambo più forte. Allora signori, attenzione, perché è veramente il momento di esserci tramite il portale 892288. Sapete che costa poco più di un euro da rete fissa dai cellulari. Beh, un concentrato importante, la forza dell'ambo secco. Beh, un ambo secco è sempre un ambo secco. Un ambo secco vale tantissimo. E allora attenzione, perché questo vale ancora di più, perché è un ambo solo su una ruota ed è appunto l'ambo solo per l'estrazione di quest'oggi. E allora fatelo vostro nel portale al costo di un caffè, 89 22 88 tasto 3. A voi l'ambo più forte, mi raccomando, mi auguro che potete chiamare per avere questo semplice ambo secco, perché questo farà la differenza. One. And two, and three, and the four. Prova costume, l'ho già fatta molto prima al fiume. Ma quando è che chiamerà? Questo tipo impazzir mi fa. Il mio numero gli ho dato, mi sembrava tanto innamorato. Bici bici cumpirici, accia accia busburaccia, dune vide matte spacca, bum bum maiuri vaca tu. Settimana. Questo è il numero suo, ma è lo stesso numero del mio. Questo tipo ha fatto il doppio gioco, lui non sa che scherza con il fuoco. Questo trucco ce lo pagherà, molte lacrime lui verserà. Ici bici cumpirici, accia accia bus buraccia, dune vide matte spacca, bum bum mari urivaca tu. Passerà per scema, ce ne andiamo insieme a passeggiare lungo questo azzurro lungomare. Come bacia il sole sulla pelle, guarda, insieme siamo molto belle, siamo belle tanto fortunate, dai godiamoci.
baci l'estate. Ici bici cumpi ricci, acia acia bu sburaccia, dune vide matte spacca, bum bum mare iuri vaca du. Allora, ambo secco, amanti dell'ambo secco, allora qua c'è solo questo ambo secco, perciò trattatelo bene, quindi anche con 50 centesimi in più, un euro in più e solo per una ruota. E attenzione perché diventa veramente importante, se volete piccolo recupero a nazionale tutte le ruote e il gioco sarà fatto 89, 22, 88, tasto 3, darete fissa dai cellulari, qualche linea c'è ancora. Mi raccomando, se non l'avete ascoltato, lo potete fare anche prima del termine della diretta, mancano 3 minuti. Allora, caro, secondo te, secondo tutti voi, i cani capiscono di numeri e di matematica? Beh, penso di sì, dai. Guarda, se lo dici. E infatti, anche più delle persone, visto le ultime statistiche, non so se hai visto, no, che oltre il 50% degli italiani non sa leggere bene, non sa, sono dei numeri, delle cose incredibili. Allora, affidiamoci ai cani, perché sì, capiscono. Allora, hanno fatto, no, non esiste, diciamolo subito, un test standardizzato, no, per misurare l'intelligenza di un cane, però si sa che ci sono razze che sono più predisposte a certi tipi di compiti. Questo perché è scritto nel loro DNA, no? C'è un cane su TikTok che sta andando alla grande, credo che, ecco qua, si chiama Luna, una cagnolina, che risolve calcoli in pochi secondi, addirittura corregge il proprio umano se commette un errore suonando un campanello. Ovviamente Luna è stata addestrata, no, per fare questo gioco, memorizzare i risultati, e non è però l'unico cane che riesce a capire appunto di matematica, e diversi studi l'hanno dimostrato. E questo, allora, molti potranno dire, ma no, ma non è possibile, ma è utile anche per la loro sopravvivenza. Immaginate solo i cani che devono contare i cuccioli, no? Ah, beh, la, certo. Mamma, la mamma cagnolina che deve, no, vedere se ha tutti i cuccioli a casa, poi anche le quantità di cibo, no, che deve dare a loro, ma anche che deve mangiare, che riesce a capire magari la ciotola dove c'è più cibo e l'altra dove c'è meno cibo. E questo anche i gatti, per esempio, riescono a farlo, no? Quindi i gatti addirittura hanno doti non solo in fisica e geometria, ma anche in matematica. E anche qui si sono stati condotti tantissimi studi e riescono a capire soprattutto la quantità, no? Certo, sono furbi che dicono, no, guarda che qui c'è più salmone, e quindi vanno dove... Quindi, ragazzi, veramente manca la parola a questi animali. Sì, ma io ho sempre detto che a certi animali manca la parola, perché sennò supererebbero l'uomo, e queste sono delle piccole dimostrazioni. Però è anche giusto, no, che loro nel loro mondo, nella loro vita, sappiano appunto valutare una cosa piuttosto che un'altra, con un calcolo piuttosto che un altro calcolo, semplicemente per la loro sopravvivenza, perché comunque si parla proprio di questo. È vero, è vero. Allora, dobbiamo salutare, ci vediamo questa sera alle ore 20, buon pomeriggio, a dopo, a più tardi. Grazie Clara, grazie a tutti voi e a Marco, stasera ore 20, estrazione del sabato sera, noi ci saremo e aspetteremo anche tutti voi, ciao.